Che cosa abbiamo, collega? Lattine vuote di birra. Il guidatore è ubriaco e coperto di sangue, a graffi sul viso e sulle braccia. C'è un cadavere sul sedile posteriore accanto a delle pale. E una mappa con su scritto qui è dove nasconderemo il corpo. Beh, allora è tutto a posto. Scusi il disturbo, signore. Erba! Il cane dell'erba! Sei in arresto, bastardo! No, per favore. Non voglio tossicodipendenti nella mia città. E io sono un padre di famiglia. Sì, anch'io, anch'io, bingo! Ma vi rendete conto? Mi hanno messo in galera per 7 grammi d'erba. Beh, è solo colpa tua. Voglio dire, c'è un motivo per cui l'erba è illegale. Non fare l'ipocrita, anche tu hai fumato erba. Questo è vero, Brian, ma bisogna pensare soprattutto ai giovani. L'erba è illegale per proteggere loro. No, no, se l'erba è illegale è perché William Randolph Hearst negli anni 30 ha condotto una sporca campagna contro la marijuana per proteggere i suoi interessi nell'industria del legname, perché la canapa avrebbe sostituito il legno in quanto materiale più economico per produrre la carta. Ecco qua la tua sporca campagna, Brian. Brian, se ricorri a questi sotterfugi per non far capire che fumi erba, vuol dire che è ora di un cambiamento. Hai ragione, Lois, è ora di un cambiamento. Ti ringrazio. È ora che la città di Coag legalizzi la marijuana. Non è esattamente quello che intendevo io. Quanto è grosso il pistolino di Stewie? Oh, pia, ragazzi, è solo come Dio mi ha fatto. Basta con l'oppressione. Noi americani adulti e consapevoli abbiamo il diritto di usare marijuana se è questa la nostra scelta. Basta col governo che intasca soldi parlando di moralità. E basta anche con la sua finta guerra alla droga. Brian, la tua è un'impostazione sbagliata. Se vuoi conquistare la gente, non puoi essere noioso come Ben Stein. Serve un po' di vivacità. Ecco, guarda qua. Perdo un sacco di soldi ed è colpa del tuo cane. Devo far sì che la canapa ridiventi illegale. E l'unico modo è dare il via a una campagna di terrore che metta la gente contro l'erba. Mi aiuterai? Cacchio, signor Peter Smith, non posso tradire così, Brian. Ti do questo yo-yo con farfalla luminosa. Posso tenerlo? Non lo tenere. Puoi usarlo oggi e un altro giorno in estate. E vai! Accosta.